Cioè, ci siamo, spegni il motore, spegni. Ecco. Oh, se i miei calcoli sono giusti, da questo punto in poi siamo fuori dalle acque territoriali. Non siamo più in Italia, Maurizio. Siamo in acque internazionali. Non comanda più nessuno qua. Non c'è più nessuno che ci può dire cosa fare, cosa non fare, compagnia cantando, Maurizio. Eh? Siamo liberi. No, non possiamo spegnere, non c'è l'interruttore. Ultimo avviso. L'occupazione abusiva dell'etere pubblico è un reato penale, perseguibile con detenzione immediata in caso di flagranza. L'etere pubblico? Questo non ha capito niente, ci parlo io. Non è un tostapane che si accende e si spegne, poi siamo in acqua internazionale. No, ma non è una radio soprattutto, non siamo una radio. Non... No, pensa che la trivella sia un'antenna per trasmettere. Non trasmettiamo nulla, non occupiamo l'etere. È una trivella per l'acqua, cerchiamo l'acqua. Cerchiamo l'acqua. L'acqua. Ha detto che cercano l'acqua. Non ho capito. Ma in che senso? Ma perché cercate l'acqua in mezzo al mare? Vabbè, per fare uno stato indipendente. Uno stato indipendente con o senza radio? No, senza radio! Ah. Uno stato senza radio! Ottimo! Grazie per la collaborazione, eh? Buona serata! A voi! Dunque, secondo me questo passaggio è molto importante. Cioè, dal momento in cui non si va ad inviare nulla nell'etere, si può fare tutto quello che si vuole. Se invece si occupa l'etere, c'è bisogno di dell'autorizzazione. E cosa ci sarà dentro a questo etere? Forse quel 96% di energia che non vediamo e non sentiamo con i nostri sensi, ma che seppur non sentiamo nada interagisce con noi ora è momento. Cosa c'è in questo etere?